partenza da Clusone per il passo del Lione. Di qua sono 30 km arrivare a Schipario, passando dal passo della Presolana. Il passo della Presolana sono 15 km. Poi da Schipario si sale ai 1820-21 del passo del Lione. Sono le 11, spero di tornare qua per le 8. Ci vediamo più tardi. Siamo quasi sulla Presolana. Dopo Brasso, perché credo manchi un chilometro. C'è uno scampanio festoso. Ed è un branco, una mandria, i bruni alpini, che fa? C'è una meraviglia. Prego, prego. Ma di dove siete? Siamo sul passo della Presolana. Più o meno sarà l'una e mezza, c'è un bel sole. Ho incontrato un amico di Albino. Ti chiami? Cesare. Tu sei andato a Livione stamattina. Ecco, mi ha raccontato che non è poi così duro come io credevo, ecco. Siamo sul Livione, c'è l'amico di Albino che mi riprende, perché sennò io sto sempre fuori dalla cosa. Adesso, fatta la Presolana, andiamo al Livione. La Presolana è più dura di quanto non credessi. Perché io pensavo fosse un fasto piano da Clusone, invece sono delle belle rampe. Ci risentiremo più tardi. Ho passato Schipario, e questi sono gli ultimi 9 km che portano al passo del Clusone, almeno credo che sia gli ultimi 9 km. La giornata è più bella ancora, c'è un po' di vento. Annuncia curve tornanti, ma mi hanno detto che la strada è molto stretta e poi di quelle che ha però. Questo è c'è il primo tornante che porta il Lione. Qua le pendenze sono 7-8%. Però il traffico è estremamente limitato. Quella che è passata adesso è una delle poche macchine che passano di qui. Siamo dentro un bosco che dà ombra, che fa molto piacere perché fa caldo. Adesso riparto. Mancano meno di 2 km al passo del Lione. Adesso la strada non ha più grosse pendenze, siamo sul 4-5%. La giornata è sempre bella, la vista è splendida, la strada è molto bella, stretta, tutta curva, traffico quasi zero, un po' di moto, qualche macchina. Ecco, la strada prosegue da qua. Adesso siamo contro il sole. Adesso riparto. Eccoci finalmente al passo del Lione. E 27 metri sul livello del mare. Mi sono fatto una Coca-Cola. Prima di scendere ho fatto qualche centinaio di metri assieme a un altro ciclista che viene da Clusone
che adesso non ritorna. Ho due ruote di biciclette che mi aspetta, eh. Ah, come ti chiami? Antonio. Antonio, vieni da Clusone. Clusone, sì. Quindi adesso ti devi rifare la presolana al contrario, che bella sì. Duretta, eh. Sì. Io invece scendo a schippario poi chiuso. Beh, sono discesa, no? Sì, 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 sì. Bene, buona. Buon ritorno. Speriamo di tornare. Sì, sì, sì. Speriamo di tornare a casa, che non mi diano per disperso. Ecco, sono al passo del Vivione. Adesso una rapida discesa verso Schipari, una strada stupenda, stretta, bisogna andare con calma perché le protezioni non è che sono il massimo, però aspetta che mi metto con il sole in faccia, forse così va meglio. E basta, una bella giornata, questa strada è veramente bella, piacevole, un bel panorama. Adesso tornando magari faccio qualche, togli il dito dall'obiettivo. Ecco, quello lì, era davanti. Ecco, sono tutti gli errori che ho fatto io, eh. No, ma non si vedeva il dito. Ma lo vedevo io il dito, poi. Bene, grazie. Prego. E buona discesa.